Buongiorno, sono Irene Olavide e insegno italiano come lingua seconda ai minori stranieri non accompagnati che sono accolti nelle strutture, nelle comunità della cooperativa Chase Arte a Bologna. Tutta mia la città. Tutta mia la città è un laboratorio di intercultura, di incontro, di inclusione tra due gruppi. Gli adolescenti, da una parte appunto i ragazzi ospiti delle comunità, dall'altra parte ragazze frequentanti il liceo Minghetti a Bologna. Tutta mia la città voleva creare una mappa emozionale della città. Emozionale, perché? Perché ci siamo immaginato e abbiamo pensato che questi due gruppi hanno tanto in comune. Allora, l'età, hanno ovviamente le emozioni, quello che sentono in quanto giovani persone, e poi il fatto, diciamo, contingente di vivere a Bologna, di abitare la città e di viverla. E quindi abbiamo elaborato questa idea generatrice di un viaggio, di una visita che partisse dalle emozioni, ma non solo. Era come un viaggio, un movimento che partisse da una parte da quello che io sento, quindi dalle emozioni, e dall'altra dai luoghi. Che cosa vuol dire? Vuol dire da una parte che luoghi cerco nella città? Che luoghi voglio raggiungere? In che luoghi voglio stare? Quando sento certe cose, quando sento certe emozioni, quando sono in certi stati di animo. Dall'altra parte, che emozioni, appunto, mi suscitano certi luoghi a Bologna? Sia perché mi ricordano vissuti dell'infanzia, per associazione di idee, per incontri fatti lì, per attività che io faccio in quei posti lì, o semplicemente per, diciamo, per ragioni di pancia. Io vado lì perché mi fa sentire cos'ha, in parole, diciamo, appunto, pratiche, quando sono triste, quando sono arrabbiato, quando sono preoccupato, quando sono felice. Dove vado? A Bologna. Dove vado? Che posti cerco? Dove vado a ritirarmi? E poi dall'altra parte, quando sono in certi posti a Bologna, che cosa mi suscita? Che cosa mi fa sentire? In che stato d'animo mi pone? Che emozioni sento? Che cosa mi ricorda? Questo era, diciamo, il motore di pensiero e di creazione di questo laboratorio. E tutto questo ha messo in marcia questo gruppo. E ci sono stati appuntamenti, riprese, riflessioni comune, immagini, parole, spostamenti. E io vorrei fermarmi qua e non dire di più, se non che la seconda intenzione, l'intenzione subliminale, era che anche voi che state per guardare questo video possiate immaginarvi fare anche voi un viaggio, ma non solo di Bologna, dei posti che vi stanno nel cuore, perché alla fine noi siamo e noi sentiamo quello che sono i posti, e i posti sono a seconda di quello che noi sentiamo. Vi ringrazio molto.
orgoglioso. Pioggia. Piovendo. È grigio. Blu. Ma serio? Balena. Bella. Minghetti. Ragazzi, noi siamo qua a Palazzo de Curcio, che è un bellissimo posto per me, che mi piace un sacco. Mi fa ricordare quando ero nuovo qua in Bologna la prima volta e mi fa sentire nuovo, bello e felice. Venivo qua con le mie amiche delle medie quando ancora non c'era tutta questa struttura di legno e niente, ci raccontavamo i segreti, chi ci piaceva, facevamo dei gossip. Mi fa ricordare tante cose, soprattutto quando ero piccolo. Io ho scelto il cortile interno di Palazzo da Curzio perché è un posto che ho scoperto grazie a una persona. E niente, ci sono venuta per la prima volta 4 anni fa ed è un posto che ho sempre condiviso con questa persona. Poi invece nell'ultimo periodo continuo a tornarci comunque quando voglio stare da sola, quando non voglio della gente intorno. E è un posto dove vengo di solito quando comunque sono arrabbiata o triste o comunque non ho voglia di pensare a niente, e mi aiuta a scaricare un attimo le tensioni. Vengo qui, magari mi ascolto la musica, studio, faccio cose. Pensieratissima, c'erano solamente le famiglie a passeggio, bambini che mangiavano cornetti, giocavano, una mattina bella, soleggiata, tranquilla, e lui disse: ma che bella giornata, proprio una mattinata così spensierata. È un posto dove vengo soprattutto appunto per equilibrarmi un po', non so come spiegarlo, e comunque raramente è un posto che condivido con le persone. Non mi piace condividerlo con le persone in generale, però se una persona la sento veramente vicino a me, mi è capitato più volte di portarla qui, però casi di amici veramente molto molto stretti. E comunque è un posto dove non, cioè, lo leggo comunque a delle conversazioni super personali e super intense, di base non è un posto leggero, però mi dà comunque tranquillità. Ok, siamo? Come avete visto, sono due proprio, perché la prima volta quando ho visto questo, la prima cosa che mi è venuta in mente è, cioè, abbiamo sempre la nostra metà, che siamo sempre in due, come coppia. Anche se non è coppia, ci sono le persone che si poi tengono noi, quindi sulla relazione che ho preso proprio qua era un po'. È il motivo che anche ho preso una foto per ricordare proprio, perché mi fa sentire una cosa dentro di me che non ho mai immaginato che c'è ancora. Che... ed è un posto di Bologna che mi piace molto e in cui ho abbastanza ricordi. In particolare ricordo quando ero piccola e andavo in centro a piedi con mia nonna. I miei nonni abitavano dall'altra parte del ponte, per cui dovevo attraversarlo,
e andando in centro a piedi mi piacevo un sacco perché mi fermavo a guardare i binari e poi dopo c'è quel palazzo lì dove volevo andare a vivere, che mi sembrava tipo il luogo perfetto, anche se deve essere molto rumoroso, a me sembrava davvero un luogo magico in cui vivere ed essere felice. E tuttora quando ci passo mi prendo un momento per osservare il panorama e comunque appunto distogliermi un attimo dalla vita quotidiana e immergermi ancora un pochino in un sogno come se fossi in un altro mondo. Come è andata, perché me l'ha fatto vedere questo posto il mio cugino, mentre quei giorni sentivo molto giù, quindi lui mi ha portato qua a sedere, prendere l'aria perché vento fuori il sole, tutto è stato veramente bello. Da quel giorno in poi questo posto mi ha sempre fatto essere, come sentire bene. La spada ci sono venuta perché me l'ha fatta conoscere una mia amica. Io vengo dal centro, quindi di solito tutto quello che è fuori dal centro l'ho sempre frequentato poco. E siamo andate sempre su un prato, poco più in là, dove si vede tutta Bologna. Ed era sostanzialmente il rifugio a fine settimana, e talvolta lo è anche tuttora. E comunque sì, mi è sempre piaciuto tantissimo questo posto perché è una sorta di, cioè veramente un'immersione nella natura tutto d'un botto. E poi a me Saragozza piace tantissimo come quartiere, ci abitava mio padre da bambino, quando posso venirci sono davvero contenta. Então, eu amo esse lugar porque ele me faz sentir muita paz.